Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ormai è settembre inoltrato, questa settimana la scuola è ufficialmente cominciata e quindi finalmente ricomincia anche la nostra School of Pop. Vi ricordo che sto seguendo questo progetto in collaborazione con i ragazzi di Comic Arts, che come sempre mi aiutano e mi seguono per darvi le informazioni più precise e chiare possibili. Come sicuramente avrete letto dal titolo, oggi torniamo a parlare di un argomento veramente sempre caldo e che ovviamente meritava una lezione completamente dedicata. Come molti di voi sapranno, circa un anno fa avevo realizzato un video, sempre in collaborazione, su come riconoscere un Funko Pop falso. Le informazioni contenute in quel video erano quelle che c'erano a disposizione un anno fa. E se da una parte l'intento era molto buono, ovvero confrontare lo stesso pop fake e originale, dall'altra parte in quest'anno, sinceramente, ha scatenato delle pandemie di panico incredibili. Ma non temete, io e Baby Groot siamo qui apposta per questo, per aiutarvi. Quindi la nuova lezione della School of Pop sulle nuove considerazioni sui pop fake comincia adesso. Aprite bene le orecchie e noi ci vediamo alla fine del video. I punti fondamentali di cui vogliamo parlare in questa lezione sono tre. Fate molta attenzione al primo punto perché questa informazione è basilare, ovvero fortunatamente non esistono i fake di tutti i pop prodotti, men che meno di quelli usciti da poco, quindi non è il caso di allarmarsi inutilmente. In generale non è mai il caso di allarmarsi inutilmente, però in questi mesi moltissimi di voi mi hanno scritto tantissime volte: guarda, ho preso questo pop, secondo te è fake? Guarda, ho comprato ieri questo pop, secondo te è fake? Ragazzi, calma, calma, calma. Punto numero 2, e anche questo importantissimo: è praticamente impossibile che le grandi aziende o catene, come ad esempio GameStop, vendano i pop falsi. Per quanto riguarda questo punto, sono stata sommersa di messaggi durante tutto l'anno di persone che avevano acquistato un pop da GameStop e mi chiedevano se fosse falso. Oppure stessa domanda per acquisti in centri commerciali, in catene grosse, in negozi ben consolidati. Prendiamo ad esempio GameStop. Avete mai visto vendere dei giochi piratati da GameStop? Assolutamente no, ovviamente. GameStop, come tutte le grandi catene, le grandi aziende, hanno dei canali di fornitura assolutamente ufficiali. Quindi non vi preoccupate, questi posti non vendono i pop fake. Quindi, appurate queste due cose importantissime, possiamo passare al terzo punto, che è anche quello più corposo, ovvero il rischio di incappare in un fake lo potete correre in tre diverse situazioni. Quindi vediamo quali sono. Situazione A: comprare da negozi di dubbia affidabilità o provenienza. Questi venditori possono essere, ad esempio, per quanto riguarda la parte online, dei venditori appena comparsi su Amazon o dei nuovi utenti su eBay o dei negozi in generale appena aperti. Spesso cercano di allettarvi con dei prezzi veramente interessanti o addirittura estremamente ribassati. Questo ragionamento può starci per un negozio appena aperto che magari vuole farsi conoscere, quindi si presenta sul mercato con dei prezzi competitivi. Però stiamo parlando di pezzi che costano magari 50 o 100 euro perché sono fuori produzione e che questi negozi, soprattutto quelli online, mettono in vendita a tipo 5 euro, 10 euro. Capite bene che è molto molto improbabile che un pezzo del genere costi così poco. Questa pratica ultimamente si è vista in diverse occasioni su Amazon e quindi tutte le persone che hanno provato ad acquistare questi pezzi Vaulted a poco, ovviamente non hanno mai visto il pop arrivare a casa. Quindi cosa fare in questo caso? Potete fare diverse cose per tutelarvi, ovvero leggete le recensioni, chiedete foto del pop in questione, informatevi. È un vostro diritto di compratore, di cliente, chiedere informazioni al venditore. Nel dubbio, se non ricevete risposta o non ricevete risposte convincenti, lasciate perdere.
Il secondo caso riguarda invece privati, aste o annunci. Per queste occasioni vale lo stesso discorso appena fatto, ovvero leggete i feedback riguardanti queste persone se ci sono, chiedete informazioni, richiedete le foto del prodotto. Se trovate un annuncio da parte di un privato per un pop, avete tutto il diritto di chiedere delle ulteriori foto se magari sono poche, si vede male, se volete essere certi che non ci siano difetti e quindi soprattutto che sia originale. Anche in questo caso diffidate da prezzi sospettosamente bassi, perché ok trovare un prezzo adeguato, ma se è veramente troppo basso c'è qualcosa che non va. La terza situazione riguarda gli acquisti in fiera. Purtroppo anche in Italia ci sono state fiere in cui sono stati avvistati dei fake, soprattutto quest'anno. Come fare quindi per andare sul sicuro? Tra poco vi spiegheremo come e cosa controllare. In ogni caso, se avete intenzione di andare ad una fiera per fare qualche acquisto, prima di partire potete controllare la lista degli espositori, che è sempre disponibile sui siti delle varie fiere diverse settimane prima dell'inizio dell'evento. Così facendo potete controllare l'eventuale sito o i social del negozio in questione, quindi anche in questo caso potete leggere le varie recensioni o chiedere informazioni anticipatamente. Quindi, quali sono i dettagli da guardare per accertarsi dell'autenticità? Il metodo più veloce e facile è controllare che sotto le scarpine o nella parte inferiore della testa del pop ci sia la dicitura Funko LLC seguita dall'anno di produzione, l'indicazione del sito ufficiale e tutti i vari dettagli della dicitura. Per quanto riguarda invece la scatola, non soffermatevi sul fattore artwork presente o meno nella parte bassa, questo perché alcuni pezzi più vecchi ce l'hanno, altri pezzi nuovi non ce l'hanno, questo non vuol dire che siano falsi. Idem per codici e sigle, l'unica cosa che può farvi sospettare è la scarsa qualità del cartoncino, quella sicuramente. Però ragazzi, non stiamo parlando di un cartoncino leggermente sospetto, stiamo parlando di un cartoncino fatto di nulla e che quindi è veramente diverso dalle scatole dei pop che conosciamo. Oppure una stampa particolarmente sbiadita, a parte nel caso in cui parliamo di una scatola che è stata esposta eccessivamente al sole, quindi è scolorita. E soprattutto fate attenzione a scatole con evidenti difetti di stampa. Stiamo parlando di bande bianche, parti mancanti, cose che insomma saltano parecchio all'occhio. Quali sono quindi i nostri consigli finali per quanto riguarda il discorso dei pop fake? Numero 1. Non cercate il prezzo più basso a tutti i costi. Risparmiare qualche euro ovviamente rende felici tutti, per questo ci sono i preordini, le offerte, gli sconti, basta cercare un po' nei siti dei vari negozi e sicuramente prima o poi troverete qualcosa. Per farvela breve, risparmiate in modo intelligente. Numero 2. Affidatevi ai professionisti. Ci sono tanti negozi affidabili in Italia e fidatevi, sono tutti a portata di Google. Google è lì apposta per voi per rispondere a qualsiasi domanda sull'esistenza, sul perché viviamo, sul perché siamo su questo pianeta e su quali sono i negozi affidabili in Italia. Numero 3. Informatevi. Tutte le informazioni che vi servono sono a portata di click. Fate ricerche, fate domande, scavate nel web, chiedete eventualmente aiuto, ma siate i primi ad essere delle persone informate. Quindi ragazzi, queste erano tutte le nuove considerazioni per quanto riguarda questa lezione della School of Pop. Spero vivamente che il discorso dei pop fake adesso risulti ancora più chiaro e spero anche che questo video vi abbia dato nuovi elementi su cui basarvi. Quindi mi raccomando, ricordate, non fatevi prendere dal panico, informatevi, fate domande e vedrete che non avrete assolutamente nessun problema. Come sapete io rispondo sempre alle vostre domande, quindi se c'è qualcosa che non avete capito vi invito comunque a farle qui sotto nei commenti, perché io e Baby Groot ci occuperemo di rispondere ad ognuno di voi.
Quindi io e Baby Groot, come sempre, ringraziamo i ragazzi di Comic Arts per il supporto in questa serie che mi piace moltissimo creare. Come sempre ringraziamo voi per aver guardato questo video e ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao! Io sono Groot.